Giletti un gran paraculo. Ministero della Salute, il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Ecco i dati ufficiali. Il trend è crescente. 71,3 miliardi di euro nel 2001. 114,5 miliardi di euro nel 2019. Professore, le voglio far vedere però il confronto che ha avuto in questa settimana da Mirta Merlino con Marattin. Posso farglielo vedere un minuto, perché a me interessa capire che cosa le ha dato fastidio delle dichiarazioni. A parte che non vedo nulla. Lo faccio vedere a chi si sta seguendo da casa, poi le faccio la domanda. Prego, fatelo vedere, dai. Però io non sono più disposto a tollerare di sentire in TV dire che i politici hanno tagliato 37 miliardi di euro alla sanità. Se lei prende il suo cellulare, le ho inoltrato i dati ufficiali dell'Istat. Nel 2000 i soldi pubblici al Sistema Sanitario Nazionale erano 66 miliardi. Quest'anno sono 114,5. Sono quasi raddoppiati in 20 anni. Prima di iniziare a raccontare come sta Mattia, veramente io non ho tempo di vedere la televisione, però sentire che ancora i politici parlano di queste cose, dovrebbero stare tutti quanti zitti. Devono stare zitti e devono soltanto dire alla gente di stare a casa, invece di parlare di queste cose che non hanno veramente senso. Qua la gente muore, questi parlano delle riunioni e delle cose. Venissero 2 minuti qua in reparto a vedere quello che sta succedendo. Detto questo, noi abbiamo tutto in questo momento per lavorare, veramente tutto. Io lavoro in una grande regione che mi mette a disposizione qualsiasi cosa per lavorare. Parliamo di Mattia volentieri. Allora, sì, ho capito lo sfogo. E so benissimo perché lo fa, perché io... Dicono che non hanno tempo, che hanno la teleconferenza. No, ma lei, posso dirle, ha ragione, perché io sono giorni che mi collego con gli ospedali italiani e vedo davvero il livello di fatica e di complicazione in cui lavorate, quindi per me le sue parole sono sacrosante a prescindere. Allora, Mattia sta meglio... Posso dire una cosa, però? Un minuto, Marattin. Lei deve stare zitto, deve stare zitto, venga il reparto ad aiutare. Non ha capito lui. Mi chiedo un favore, conferenza col ministero, venga in reparto ad aiutarmi. Mirta, mi deve far replicare. Okay. Io non voglio rispondere al professore. No, ora sta parlando Bruno, però Marattin, la prego. No, ma finisco subito, anche perché poi vado via. Io non voglio replicare al professore, che ringrazio perché sta facendo un ruolo prezioso. Volevo precisare che io ho detto che non ho tempo per stare in trasmissione, perché devo partecipare a una riunione che serve a dare domani 2 miliardi di euro alla sanità e quindi anche mettere il professore in condizione di fare meglio il proprio lavoro. Okay. Dopodiché, sa cosa le dico, Mirta? Ho sbagliato a collegarmi, avrei direttamente dovuto partecipare alla riunione. Bravo. Ed è quello che faccio. Io auguro buon lavoro al professore, buon lavoro a tutti voi. E buon lavoro anche a lei. Quando questa emergenza sarà finita. Grazie con tutti, arrivederci. Professor Bruno, che io poi capisco che chi come lei da ore e ore sta lì in prima fila con tutti gli uomini e le donne è faticoso, no? Ascoltare certe parole, però che cosa le ha dato fastidio di Marattin? Guardi, io Marattin non so chi sia e non mi ha dato, dato fastidio soltanto il fatto che ancora si parli di queste cose. Cioè, il problema qua è che se altrove non c'è la percezione della gravità della situazione. Cioè, io capisco che voi dovete fare informazione, capisco tutto, capisco che è importante il vostro ruolo in questo momento perché la gente è a casa. Però, secondo me, la gente dei 2 miliardi alla sanità in questo momento interessa veramente poco. Io non so se è vero, anche perché io non vedo nessun effetto di questi 2 miliardi in questo momento. A me servono cose concrete. Io mi rendo conto e mi sono scusato perché ho esagerato, però dovete tenere conto che da 23 giorni, non io non sono un eroe, sono una persona normalissima, come ce ne sono tantissime in questo momento che stanno facendo il loro dovere. I medici stanno pagando un tributo altissimo. Io ho 4 colleghi che sono infettati in questo momento, in tutta Italia e in tutta Lombardia ci sono miei colleghi che stanno male. Capisce quando uno è stanco sentire queste cose che non hanno veramente senso. Secondo me in questo momento i politici dovrebbero andare in televisione e dire: cari cittadini, per favore, aiutate i medici, aiutateci, state a casa perché noi stiamo facendo la nostra parte, ma anche i cittadini devono fare la loro. Mi dica il senso di parlare di queste cose in una trasmissione in un momento di questo tipo. Cioè,
Non voglio neanche entrare in questa parola perché non mi interessa. Professore, che cosa le serve? Che cosa vi serve? Perché è importante far capire, probabilmente, siccome lei sa che ci sono delle polemiche politiche, anche in questo momento ci sono tensioni tra il governatore, che cosa devono capire a Roma, che cosa si deve capire, già che non lo sappiano? Perché voi siete in prima linea, mi spieghi bene, cerchi di spiegare che cosa servirebbe nell'immediatezza. Quando io dico... venite a vedere, venga ad aiutarmi il reparto, è un modo per dire venite a vedere quello che sta succedendo. Capisce bene che stare seduto in uno studio non so dove, le persone non si rendono conto della percezione, certo, della gravità della situazione. Il problema è questo, non è, in questo momento i soldi non servono a nulla, in questo momento servono medici, attrezzature, capisce? E la cosa più importante, torna a dire, sarà questa settimana, sarà fondamentale, perché sono sicuro che alla fine della prossima settimana ci saranno l'effetto di queste misure restrittive. Le misure restrittive le vedremo tra un po', perché le misure restrittive servono a far rallentare l'onda e l'impatto verso il sistema sanitario, in modo da gestire un flusso più ordinato. Professore, le chiedo una cosa, lei è un calabrese che vive al nord. Noi tra poco faremo vedere un viaggio che le anticipo abbastanza disastroso sulla sanità calabrese. Lei con orgoglio porta i calabresi questa sera, facendo vedere che è anche uno che nasce in una terra spesso, troppo spesso dimenticata dalla politica, può diventare importante per il nostro paese. Quindi deve avere un grande orgoglio. Ma i fatti sono quelli che le farò vedere tra poco. Ecco, cosa pensa succederà se, come molti temono e molti governatori stanno continuando a dire, dal nord tornano a sud e sarà un disastro? Lei cosa prevede? È un rischio alto? Io prevedo che le misure contenitive possano bloccare questo impatto incredibile di questa epidemia verso il sud. In questo momento è innegabile che il virus sta circolando, ma è anche vero che è circolato prima al nord, quindi le misure prese dal governo, se tutti i cittadini ottemperano queste misure, possono essere sicuramente utili per bloccare questo grande impatto sul sistema sanitario, in questo caso calabrese, che non avrebbe la possibilità di reggerlo. Il punto, quale è, secondo me, che è mancato, è che noi abbiamo il governo, la politica, diciamo la politica, perché altrimenti se io dico il governo sembra quasi una polemica, mettiamo la politica. La politica dovrebbe anticipare gli eventi. In questa vicenda purtroppo è stata incalzata dagli eventi. La vicenda, e faccio un paragone, non soltanto, e finisco, la vicenda di sabato scorso, il decreto che per entrare in vigore ci ha messo un giorno e addirittura ha di fatto sparso, diciamo, è, io dico, è nella sua demenzialità quella vicenda lì, è come questa che stiamo assistendo oggi in Francia, in cui si votano le amministrative. Andiamo in collegamento con Matteo Renzi, che dovrebbe essere pronto, ecco, da casa. Buonasera, buonasera Matteo Renzi, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Allora, lei ha fatto due interviste molto forti alla CNN e a Der Spiegel, dicendo imparate, siete in ritardo, diciamo, dovete imparare dagli errori che abbiamo fatto noi italiani. Ecco, italiani, anche questa sera, no, in molti hanno detto abbiamo agito un po' tardi. È quello che pensa lei? No, io penso che stasera la prima cosa da fare sia di ringraziare gli italiani, perché gli italiani stanno, dopo un po' di tempo, reagendo in un modo straordinario, straordinario. Io ho sentito, mi sono commosso con voi alle parole della signora Emanuela. Dall'altro lato dico anche che finalmente il messaggio sembra arrivato, Giletti. Lei ha visto in queste ore che le cose sono cambiate. Dunque c'è un'Italia straordinaria che sta cercando di resistere di fronte a un disastro complessivo che è il Covid, e sul quale in queste due interviste io ho cercato di dire ad altri paesi, non soltanto in Germania o negli Stati Uniti, ma anche in Israele, Francia, Inghilterra, intervenite, perché non possiamo perdere del tempo. Questa era la sintesi delle mie interviste. Dopodiché oggi tutti insieme a fianco dei medici, degli infermieri, dell'associazionismo,
senza polemiche dalla parte dell'Italia. Ecco, però scusi, se lei dice imparate dai nostri errori, è un punto sul quale anch'io ho detto tante cose, perché io non capirò mai perché i nostri concittadini che sono tornati da Wuhan li abbiamo messi in quarantena, e quando io chiedevo addirittura il 2 di febbraio, ma scusate, non è che arrivano solo dalla Cina, arrivano da Dubai, dagli scali intermedi, ecco, perché quelli non si sono messi in quarantena? Perché i nostri cittadini da Wuhan sì e tutti gli altri che arrivavano da vari scali no? Questa è una domanda, insomma, la politica deve anticipare i tempi. Perché non è stato fatto secondo lei? Non c'è ombra di dubbio che sia stato un errore pensare di bloccare tutto semplicemente eliminando i voli diretti. È stato un errore clamoroso, evidente. Però scusi Giletti, oggi abbiamo 60 milioni di italiani chiusi in casa. Prima di mettersi a fare l'elenco delle cose che non hanno funzionato, iniziamo a capire cosa si può fare subito per rispondere alle famiglie che vivono come la signora Emanuela o ai tanti medici che lei giustamente ha intervistato oggi, non soltanto oggi a dire il vero, e che sicuramente continuerà a intervistare. Allora, primo punto. Oggi noi abbiamo un'emergenza sanitaria. Questa emergenza sanitaria non riguarda solo l'Italia, come ci dicevano fino alla settimana scorsa. Il livello di progressione della Spagna è superiore del 40% a quello italiano nello stesso periodo, nei primi giorni. La Francia e la Germania hanno più o meno la stessa curva di crescita. Trump negava fino a una settimana fa che il Covid fosse un'emergenza. E adesso ci rendiamo conto che addirittura il Covid potrebbe cambiare la storia della corsa alla Casa Bianca. Allora, il primo punto che io dico è evitiamo di non rispettare le regole. Cioè, mi unisco alle vostre voci, ai vostri appelli, all'appello della signora Emanuela. Quindi, questo vale per noi, ma vale anche per gli altri paesi. Perché, scusi, lei è un esperto di calcio, la settimana scorsa si è giocata una partita di Champions League a Parigi tra il Paris Saint-Germain e il Borussia Dortmund, ha vinto il Paris Saint-Germain, lo stadio è stato bloccato per il problema del Covid e decine di migliaia di tifosi del Paris Saint-Germain tutti insieme fuori dallo stadio appiccicati l'uno all'altro. Quando io dico imparate dagli errori, evitiamo di fare in tutto il mondo le stesse cose, ecco, questo è un po'. Sì, però mi scusi, siete voi che parlate coi potenti, no? Poi parlando con Macron, che è un suo amico, ecco, poi sarete voi a chiedere come mai, anzi la portavoce di Macron ha detto che noi italiani non siamo in grado neanche di contenerlo, scaricando la colpa su di noi. Ma la domanda che le voglio fare è: prima abbiamo ascoltato uno scontro tra una persona molto vicina a lei, Marattin, e il professor Bruno. Ecco, andando al di là di questo, il professor Bruno dice: io non voglio sapere quello che la politica mi può dare tra qui e un mese, ma la politica mi deve rispondere su oggi, io ho bisogno di oggi. Fontana si lamenta che non arrivano neanche le mascherine. Ci sono decine di operatori sanitari al sud che mi scrivono che non hanno mascherine, occhiali, camici. Questo perché non si riesce a operare in tempi reali? Io capisco che è facile seduti da uno studio televisivo, però la politica deve arrivare prima. Se la nostra politica prevede semplicemente 5.100 posti di rianimazione, di terapia intensiva, e mentre la Germania ne ha 28.000, la politica italiana tutta dal 2000 e anni indietro, 8, 9, deve porsi la domanda: abbiamo sbagliato qualcosa a non investire? Perché se noi avessimo molte terapie intensive non saremmo al tracollo. Questo è il vero problema di oggi. Cosa si può fare, Giletti, secondo lei? Giletti, io ho molto rispetto per le opinioni di chiunque, ma in questa fase, lei lo sa perfettamente perché ha seguito il dibattito politico, io per primo, che sono campione mondiale di polemiche, che sono cintura nera di litigi, ho immediatamente deposto le armi e ho detto dal giorno 1 dell'emergenza Covid: ragazzi, nessuno... Qualche bordata l'ha tirata, lei l'ha tirata, le bordate le ha tirate, le ha tirate delle bordate abbastanza. Giletti, ci sono 60 milioni di italiani fermi in casa. Io mi sono fermato dal giorno 1
dell'emergenza Covid e ho detto basta discussioni per un motivo molto semplice. Oggi tu devi rispondere a un'emergenza mondiale. Le potrei dire che negli anni in cui noi abbiamo governato i fondi per la sanità sono aumentati, ma a quelle persone che non hanno la mascherina, ma sa cosa gliene frega di sapere se il mio governo ha aumentato 2 miliardi, 3 miliardi, 4 miliardi? Nulla. Allora, ci sono stati tagli pesanti alle regioni, Renzi, ci sono stati tagli pesanti alle regioni anche in quegli anni. Sono stati 37 miliardi, glielo faccio vedere, guardi, glielo faccio vedere, ce l'ho, 37 miliardi di non investimenti nel settore della sanità, non suoi, da Monti, Berlusconi, tutti ci sono passati. Beh, tutti, non solo lei, guardi qua, 37 miliardi dal 2010 al 2019 di mancati investimenti. La fonte è il rapporto osservatorio del GMBE. Quindi, insomma, sono non tutti hanno tagliato. Dai. Non è così. Dopodiché non interessa a nessuno. Ma lei sta dicendo una cosa che non è vera, perché basta che è qua. Il libro del bilancio è qua, cioè mancati investimenti, mancati investimenti parlo, mancati investimenti di tutti. Da Berlusconi, stiamo parlando dal 2010 in avanti, quindi Monti e quant'altri, quindi non è che c'era solo il suo periodo, tutti, anche Conte. C'è un'emergenza globale. Certo. Se lei è così cortese però da farmi parlare perché sono in collegamento. Il mio governo ha messo 7 miliardi in più, va bene? Dal 2014 al 2017. Lei prende i dati del bilancio dello Stato, ma io che ho messo 7 miliardi, le dico, ma chi se ne frega oggi? Io ho messo 7 miliardi in più, non 37 in meno, ma non serve a niente, perché se non ci sono le mascherine abbiamo un'emergenza che va affrontata. Allora, mia opinione, però mi faccia dire una cosa: per me occorre che questa fase 1 si diano a coloro i quali sono impegnati in prima linea le protezioni, perché sa cosa vuol dire per un infermiere non avere la possibilità di essere protetto? Sa cosa vuol dire per un medico essere 12, 14, 16 ore in pista? Ma non ci sono, diciamo, per le... Renzi, non ci sono, lo dicono i medici in prima linea, quindi un problema serio, quindi cerco di capire come si fa a dargliele, non tra un mese, tra 48 ore. Guardi, domani mattina la Regione Toscana, ci abbiamo lavorato in tanti con una serie di amici, l'ente Cassa di Risparmio, parte per la Cina per prendersi 1,5 milioni di mascherine e 49 respiratori, i primi 4 già adesso. Perché è evidente risposta. Che bisogna dare soluzioni concrete. No, ma non è solo questa la risposta. Io vorrei che lei facesse uno sforzo insieme a me e io insieme a lei per far capire che stiamo in presenza di una enorme questione internazionale. Di fronte a questa questione internazionale io ho fatto dei suggerimenti, ho dato dei suggerimenti al Presidente del Consiglio. Ho detto che secondo me era giusto chiamare Bertolaso come commissario. Il Presidente del Consiglio ha fatto altre scelte che vanno benissimo, perché io oggi sono qui a dire viva Conte, e il presidente della Regione Lombardia ha preso Bertolaso, e io dico viva Fontana, e io dico viva Bertolaso, perché in questa fase, quando sei nell'emergenza più nera, non ti metti a piantare bandierine. Secondo punto, non c'è soltanto un problema di mascherine, c'è un problema di respiratori. Noi abbiamo circa 5.000 posti, in realtà sono un po' meno. Abbiamo bisogno di garantire più posti letto, sono varie soluzioni, la soluzione della fiera, persino Fedez e la Ferragni hanno fatto un lavoro straordinario per il San Raffaele, Toti ha firmato un accordo per metterli su dei traghetti specializzati. Noi dobbiamo far sì che nei prossimi 6-8 mesi, perché non finisce prima, potrà rallentare, usciremo di casa se Dio vuole, ma non finirà così presto, fino a che non ci sarà il vaccino, ci sia una gestione dell'emergenza intelligente. Ecco, dire di fronte a questo è semplicemente colpa della politica, o dare la colpa all'Europa, o dare la colpa alla Lagarde, insomma, per me è populismo. No, no, per però me Presidente, non è colpa della Lagarde, Presidente, Presidente, scusi, la chiamo Presidente perché è stato Presidente 2 anni. Una come Lagarde, che ha un senso della responsabilità storico, che si permette di dire una cosa di questo tipo, è scandaloso, perché uno o non sa quello che dice,
ma io non credo che non lo sappia, oppure fa capire che l'indirizzo è totalmente diverso da Draghi e che un paese serio come l'Italia non può accettare, tant'è che Mattarella ha fatto un intervento durissimo, non può passare inosservato quello che ha fatto la Lagarde o farlo passare così, tanto così, come se lo dicesse uno al bar. È una cosa vergognosa, vergognosa, non è populista, è vergognosa. Io come italiano mi sento schifato di ascoltare una parola del genere. Draghi ha salvato non solo l'Italia, ma l'Europa con un comportamento intelligente. Se noi abbiamo messo la Lagarde, dovete avere il coraggio di chiederne le dimissioni di una persona così, perché se no questo paese, l'Italia, non è neanche tenuto in considerazione. Questa è la verità. Lei deve andare in Cina a chiedere le mascherine o l'Europa ci chiude le frontiere. Ne vogliamo prendere atto e tirare fuori le palle in Europa davvero? Se no veniamo bistrattati, altro che populismo. Giletti, le svelo un segreto. Uno, io la sento. Quindi anche se non urla, la sento lo stesso. Va bene. Secondo punto, il suo atteggiamento è un atteggiamento di una persona che dice una cosa giusta, cioè che la Lagarde ha sbagliato, con un tono che a mio giudizio non è quello con il quale si sta ai tavoli europei. E le spiego perché. Ah, benissimo, per perché fortuna che non ci sto io ai tavoli, detto, né io né il professor Bruno. Però quando la Lagarde ha detto quello che ha detto, giustamente tutta l'Italia si è schierata contro la Lagarde. Le dirò di più, la presidente dell'Europa, che si chiama Ursula von der Leyen, ha smentito la Lagarde, la quale si è rimangiato le parole, e dunque io sono totalmente in linea con quelli che dicono che la Lagarde ha fatto dichiarazioni assurde. Le dirò di più, non ho ancora capito perché hanno tenuto la borsa aperta, noi avevamo chiesto di chiuderla. Le dirò di più, non sono per niente d'accordo sul fatto che si stia sottovalutando l'emergenza finanziaria in Europa, però le voglio dire che il problema del Covid, per cui milioni di italiani in questo momento sono chiusi in casa, non si risolve con le sparate populiste, perché è una cosa che dura 6 mesi. Allora, se vogliamo essere seri, lei ha ragione sulle mascherine, è inaccettabile che si mandi le mascherine, come ha detto l'assessore regionale, come carta igienica, e io su questo dico che bisogna intervenire. Due, le dico, è fondamentale intervenire subito per fare ciò che serve, ma non raccontiamo alla gente che è una grande manovra dell'Europa contro l'Italia, perché siamo in presenza di una pandemia e io alle idiozie di chi viene a dire che è tutta una grande manovra dell'Europa contro l'Italia non credo. È chiaro o non è chiaro? Bisogna avere il coraggio e la forza di fare una grande sfida per i prossimi mesi, e l'Europa se ne sta accorgendo, perché il virus non si ferma alle frontiere. La Spagna ha già più persone contagiate di noi nei primi 8 giorni. Se lei prende i primi 8 giorni in Spagna e i primi 8 giorni in Italia, già ce ne sono di più. Allora, se lei vuol fare una discussione seria, io ci sono. Se lei vuol dire a me che ho fatto delle battaglie in Europa senza precedenti, che il problema è che è la Lagarde, mi lasci dire che non ci siamo. Ci sono gli operai che in questo momento stanno lavorando. Non mi fraintenda. Non mi fraintenda. Che si stanno staccando la schiena. Giletti, faccia il bravo almeno lei. Dai, facciamo le cose serie. La prego. È una persona seria, non faccia queste sparate populiste. No, non è una sparata populista. No, scusi. Io fossi un rappresentante di questo paese e fossi al governo, chiederei le dimissioni della Lagarde. Lei è al governo, una donna che sta a quel livello, che fa una frase, dice una frase del genere, in un momento così, o non sa cosa fa, oppure ha un disegno ben preciso. Non può passare in seconda linea una cosa del genere. Se no ci facciamo mancare di rispetto. Solo questo. Io dico. Sono disponibile a fare con lei una discussione sulla Lagarde per i prossimi 7 mesi. Però anche perché ritengo che si chiama wording, cioè il modo con il quale lei ha formulato la frase nella risposta, sia stata una cosa assolutamente sbagliata. Draghi non l'avrebbe mai fatto. Detto questo, però, Giletti, siamo in presenza di un fatto epocale. Mi aiuti a dirlo? Qui abbiamo 60 milioni di italiani che stanno reagendo. Ma l'ho capito, ma la politica deve poi reagire, no? Migliore degli altri. Posso dirlo? Reagisce come? Solo questo dico. Ma per carità, lei concetto. Per carità, sono d'accordo con lei sul fatto che ho proposto per primo il supercommissario. Chiedo adesso di avere uno sforzo tutti insieme per non litigare. Io penso che tutti i governatori delle regioni, di qualsiasi regione, di qualsiasi colore, debbano essere aiutati.
Eppure lei converrà con me che se siamo in questa situazione è anche perché tra Stato e Regioni non si è fatto chiarezza sulle competenze e lei sa quanto io ci tenessi. Terzo punto, non ne parliamo. Terzo punto, abbiamo un'emergenza. Devo andare in pubblicità. Devo andare in pubblicità. Ci sono le partite IVA. Devo andare in pubblicità, se no un attimo solo dopo la pubblicità. Scusi, abbia pazienza, ma ho già sforato di un minuto. Dopo un attimo di pubblicità, scusa. Va bene, l'aspetto. Grazie, scusi. Basta, non faccia il pubblicista. Eccoci qua, siamo nello studio, siamo in collegamento con Matteo Renzi, al quale vorrei dire una cosa che io ce l'ho col sistema in generale, ma se sono andato a prendermi la sua dichiarazione, lei dice più o meno, fa intendere la stessa cosa che dico io, siamo sulla stessa linea. Lei dice, quanto a Draghi, se lo paragoniamo a Christine Lagarde, autrice di quella che voglio sperare sia un semplice errore di comunicazione, quindi anche lei fa capire che forse io quello che penso sia un problema culturale. Ci sono delle persone in Europa che hanno un problema culturale di gestione di un certo tipo di iniziative che sono totalmente diverse da quelle di Draghi. Posso sbagliarmi, ma non è un atto populista. Io credo che però, e lei è stato premier per 2 anni e ha battuto i pugni, però insomma non può passare secondo me inosservata questa cosa. Tutto qui. E la penso, anche lei lo dice. Spero sia un semplice errore di comunicazione. Quindi anche lei, se posso la domanda. Sì, adesso c'è. Prego. La penso come lei, Giletti. Però sì, voglio sì, dire, non so se mi sente. Sì, se riuscite a togliermi. Prego. Grazie. Ecco. Io sono d'accordo con lei, è lei che si è molto scaldato. Ma diciamo, siamo d'accordo. Ma non con lei, mi scaldo perché ho. Non con lei, mi scaldo col sistema. Ma mi fa piacere che si scaldi. Il punto è un altro, per me. Il punto è, sulla vicenda specifica, la Lagarde ha sbagliato. Ma ce n'è di più. Scusi, Giletti, noi abbiamo sentito un primo ministro europeo, anche non è più nell'Unione Europea, ma è comunque europeo, che si chiama Boris Johnson, che è il primo ministro inglese del Regno Unito, che ha detto una cosa che io mi metto le mani nei capelli. Lui ha fatto capire, beh, dovete abituarvi a perdere i vostri cari, soprattutto gli anziani. A parte il fatto che noi sappiamo, prima ci abbiamo ascoltato la signora Emanuela, che il coronavirus non colpisce soltanto gli anziani. Ma al netto di questo, ma come si fa a dire abituiamoci a perdere gli anziani? Oh, gli anziani sono quelli che hanno combattuto per la nostra libertà, che hanno combattuto per il nostro benessere, che ci hanno dato di tutto. Perché io devo disinteressarmi a mio nonno? Perché devo interessarmi a mio padre? Perché devo interessarmi alle persone più adulte di me? Semplicemente perché Johnson dice che qualcuno deve morire. Ecco, abbiamo sentito delle cose assurde. Di fronte a questo è il motivo per il quale anch'io mi sono scaldato con lei. Per me c'è una risposta incredibile dell'Italia. Il professor Morelli faceva alcune riflessioni prima che lei mi desse la linea, interessantissime. Allora, noi abbiamo 3 emergenze, finisco su queste. La prima è sanitaria. Hanno ragione i medici, gli infermieri. C'è bisogno di investire perché le mascherine siano una cosa seria. C'è bisogno di far sì che arrivino i respiratori. Sa cosa farei io? Io l'ho detto al governo, quindi posso ridirlo in pubblico. Io prenderei 3-4 aziende che fanno meccatronica, ce ne sono tante, soprattutto nel nord Italia, che sono magari bloccate, direi loro, guardate ragazzi, ora tutti a fare respiratori, perché il respiratore, ovviamente con tutte le caratteristiche tecniche, certo, le verifiche dei competenti, perché noi abbiamo bisogno di questo. Ma lei al governo, Renzi, lei al governo glielo dica però, perché io questo quando mi scaldo, io Renzi, lei lo sa come sono, io quando mi scaldo è perché sono sempre stato abituato a stare in prima fila, anche quando l'azienda di mio padre, stavo con gli operai, non stavo tra gli impiegati, stavo sempre lì dentro. Allora le chiedo una cortesia, è al governo. Abbiamo bisogno adesso di questi interventi. Questa idea è un'idea giusta. Mettetela in piedi. Lei mi riconoscerà che diciamo io non è che faccio mancare diciamo suggerimenti idee o proposte che talvolta vengono anche lette come delle polemiche. Figuriamoci se non gliel'ho detto. Ho detto questa cosa dell'azienda della meccatronica, ma potrei dirle tante altre. Sono 4 mesi che dico ragazzi bisogna fare ora il piano degli investimenti perché già c'era la crisi, a maggior ragione adesso con quella situazione che si verrà a creare ci saranno persone che perderanno il posto di lavoro. Allora, siccome la situazione è molto seria, di fronte a quello che stiamo vivendo io chiederei a tutti con molta umiltà, le ripeto, sono il primo di solito che fa polemica,
chiederei oggi a tutti di fare uno sforzo, ciascuno per portare un pezzettino. Io porto la mia parte cercando di dare dei suggerimenti, poi qualche volta me l'ha preso Conte con il suggerimento sui mutui o me l'ha preso Fontana su Bertolaso. Questa delle aziende della meccatronica mi sembra una priorità. I traghetti e le navi da crociera messe a disposizione delle persone che possono essere ricoverate. Queste soluzioni ci sono, però mi faccia dire una cosa. L'ultima e poi la saluto perché... Eccoci. Sì, sì, noi siamo di fronte a un fatto storico. Non pensi che questa vicenda sia una vicenda che ci caviamo in qualche giorno, in qualche settimana. No, certo che è no. È una pandemia e la pandemia durerà per mesi. Forse il vaccino lo troveranno gli italiani a Siena come a Pomezia, perché ci sono dei gruppi di ricerca su questo, ma fino a quel momento diamoci tutti una mano, abbassiamo il tono delle polemiche e cerchiamo di dare una mano agli italiani, perché i mesi che ci aspettano sono molto difficili, molto seri, molto complicati. Grazie mille, buon lavoro a lei, arrivederci. A lei. Grazie. Giletti un gran paraculo. Ministero della Salute, il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Ecco i dati ufficiali. Il trend è crescente. 71,3 miliardi di euro nel 2001. 114,5 miliardi di euro nel 2019.